Cari amici di Valdo TV, ben ritrovati. Siamo qui all'antica fiera di San Gregorio di Valdobbiadene e adesso diamo un po' di spazio alla gente, sentiamo un pochettino pareri ed opinioni. Cosa le è piaciuto di più? Un po' di tutto, perché abbiamo... C'è un po' di tutto, insomma, gente, giardini, roba di vigneti. Il vino è buono, la festa anche. Impressioni di questa fiera di San Gregorio? Sì, bravi, organizzatori bravi e tutto bene. La cosa che le è piaciuta di più? Ma era una ragazza, ma non mi ricordo il nome, l'ho vista e dopo non l'ho più vista. Beh, allora lanciamo un appello, signorina, salti fuori, che la stiamo cercando, la signorina più bella della saga. Più prosecchio o più birre? Più birre, data parecchio la birra. Perché fa caldo? Sì. Ma cosa ci fate con questi bei cappelli qui? Noi facciamo parte di un gruppo di Ostia e Tabardi di Asolo, siamo venuti in visita qui a Valdobbiadene. Perché ha messo l'arte nella pizza, nel suo ristorante? È tutto rivestito di vetro di Murano, che rappresenta tutti i colori delle bandiere del mondo. Perché? Perché Valdobbiadene è conosciuto nel mondo sia come pizza napoletana che come prosecco. Ho pensato di fare questo gemellaggio. Questo ristorante, possiamo anche vedere un bellissimo applauso ai fondatori delle cantine di Valdobbiadene, signor Roberto. È un omaggio al territorio, per la storia del paese che è diventato famoso in tutto il mondo grazie a questi personaggi fondatori delle cantine. Qui ci sono le maggiori aziende di oggi, di ieri e di oggi. In questo magnifico posto c'è la storia di un territorio. In particolare vedo questa bellissima foto che ora... Le chiedo qualcosa di più appunto di questa foto. Questa saletta, che è una bomboniera, è dedicata alla confraternita di Valdobbiadene, che è nata negli anni 40. Qui c'è una foto storica, come vedete ci sono varie foto che rappresentano la confraternita di Valdobbiadene. Simon Benetton è un nome, un artista internazionale, uno scultore fra i maggiori del Novecento. Abbiamo un palazzo dedicato a lui dove facciamo 40 eventi all'anno, dove c'è anche un bel teatro qui, musica classica, leggera e lirica. Quindi una Valdobbiadene non solo di divertimento, non solo di prosecco, non solo di festa, ma anche di cultura. Siamo qui in compagnia di Giuseppe e Ivana. Guardate bene da cosa sono vestiti, perché queste associazioni devono essere valorizzate nel territorio, sono persone che molto spesso lavorano dietro alle quinte di grandi manifestazioni come questa, e noi vogliamo sentire anche un attimino la storia di questa associazione. Ebbene, noi siamo della Pedemontana Emergenza, un'associazione di volontariato onlus che gira, che gravita, che diciamo assiste la gente del territorio della Pedemontana, che va dal Monte Grappa fino al Monte Cesen, fino sui colli asolani, e il territorio, ecco, di tutta la pedemontana dell'Alto Trevigiano. E noi continuiamo dall'anno 2000 a fare questa attività. Alla fine dell'anno 1999, che la Croce Rossa si è diciamo ritirata da questo territorio, e abbiamo costituito questa associazione e ci siamo trasferiti e fondato questa associazione per dare una mano al territorio, alla nostra popolazione, a noi stessi alla fine. Sono in compagnia di Tessaro Cristian, presidente della... l'antincendio boschivo di Valdobbiadene, protezione civile di Valdobbiadene. Sono fiero dei miei volontari che hanno dedicato il suo tempo libero per far risultare questa anche manifestazione servizio col discorso di sicurezza, parcheggi. Abbiamo avuto anche un grandissimo aiuto dai vigili e dal gruppo di Maserada, che ci hanno sopportato anche col discorso per i parcheggi, per la viabilità e quant'altro. Niente, che dire, la forza che ci dà questi volontari è quello sempre di avere un qualcosa in più. Dedicano del suo tempo per dare alla popolazione un servizio. L'antica fiera qua di San Gregorio è una grandissima bella fiera. Noi facciamo parte, come tante altre associazioni, grazie a noi e grazie anche a loro. La manifestazione si fa ogni anno e posso dire un grazie a tutti i volontari. I bar del centro pullulano di gente.
ci facciamo raccontare dalla signora Nadia un pochettino il trascorso di questi tre giorni. Tutto bene, benissimo, il tempo ci ha donato e la gente anche molta, ieri tanta. Adesso c'è un po' di pausa perché oggi lavoriamo con, ovviamente, con chi sta festeggiando San Gregorio, con i paesani. Queste splendide giornate di sole, io non oso immaginare quanti gelati avete fatto. Tantissimi, sì. Bellissima e quindi tanta gente, bene, proprio andata bene. Siete rimasti contenti allora di questa edizione della Fiera di San Gregorio? Io vi chiedo, dato che siete qua nella via principale, se avete qualche suggerimento, cosa cambiereste? Beh, cambiare niente. Quale miglioria? Miglioria? No, niente, perché mi sembra tutto bene, è andato tutto bene. Il tempo ci ha aiutato, perché noi lavoriamo con il tempo, perché se è bello, è caldo, la gente si muove e esce, insomma, e mangia gelato, insomma. Tutti soddisfatti, non ho sentito uno che mi dicesse io cambierei qualcosa di questa fiera. Ora dell'aperitivo, siamo qua in compagnia di Luca. Luca, ti piace questa fiera di San Gregorio? Hai voglia. La cosa che più di tutte preferisci? La compagnia, la gente che si trova, la festa in se stessa. Perché? Consiglio che io non bevo vino, tranne San Gregorio, andiamo in deroga, mi piace anche il vino San Gregorio. Facciamo cina a questo santo patrono che è San Gregorio. E chiediamo anche un pochettino com'è questo prosecco gustato in mezzo a tutta questa festa, a tutta questa gente. Sempre ottimo il prosecco qua. Buono. Buono, buono, non c'è male, no? Non ci lamentiamo. Ho trovato due rallisti in super festa che adesso mi dicono cosa gli è più piaciuto della fiera di San Gregorio. Il vino, il posto, la gente, spettacolare. In compagnia di questa signora simpaticissima, e mi dica un pochettino, questa fiera di San Gregorio le è piaciuta? Sì, altro che. Qual è stata la cosa che più di tutte le è piaciuta? Le è piaciuta? Tutto mi piace qua, tutto è bello. Il cibo, il prosecco, la gente, la festa. La gente è una cima. Sono tutti simpatici. E una domanda, è andata a fare un giro su quella giostra che ho visto lassù che fa tutti quei... Sì, sì? Sì, sono andata, ma non sono andata in giostra perché sai, ho 90 anni di boh. Ti porta benissimo 90 anni, è veramente simpaticissima. Ho voglia di vivere. Luna, sei pronta per fare un giro sul Brucomela? Sì? Ti piace? Quanti giri hai fatto oggi sulle giostre? Solo due, ma io ti vedo divertita al massimo, solo due ne hai fatti, non mi stai dicendo le bugie? E allora adesso hai tutto il pomeriggio per farle, vero? Tagadà, autoscontri, basta. Autoscontri, barcone, tagadà, extreme, tutte quelle più belle. Da brivido, da adrenalina. Sì, tagadà. Spiegami un pochettino cos'è sto tagadà, perché io vedo che gira, ma bisogna stare in piedi, bisogna star seduti. No, quello che vuoi, in piedi o seduti. Ma... Non hai rubato in vita tua? No. No, non ha mai rubato questa donna. Apri questo tovagliolo, io penso che tu... Sei una bugiarda, perché normalmente se non hai mai rubato nelle mie mani c'è qualcosa, le maniche sono alte, giusto? Se io prendo questo tovagliolo e lo metto in questa manina, lo butto nella mia manina, quando faccio 1, 2, 3, dai un soffio tu, vedi che il tovagliolo non c'è più, è normale. È bugiardo, vedi? Signora, lei ha un bellissimo stand pieno di tisane, di profumi, le chiedo... Una sua impressione su questa antica fiera di San Gregorio? Intanto è bellissima, il tempo è stato stupendo. Secondo me è una fiera da rifare, sicuramente. Latte Busche, e vi volevo chiedere qualche impressione di questa fiera. È una bella fiera, è il primo anno che vengo da espositore
è una fiera appunto storica della zona. Noi veniamo con i nostri prodotti, riusciamo un po' a fare un po' di promozione di tutti i prodotti, dal Piave alla Casatella Trevigiana e non solo, e comunque siamo contenti di questa fiera, è un afflusso molto importante da quello che vedo, e niente, speriamo appunto di essere qui anche la prossima stagione. Proprio è un spettacolo questa piazza di Valdobbiadene. Quest'anno è tutto, abbiamo visto gente divertita, abbiamo seguito degli eventi splendidi e conosciuto un sacco di persone. A me non resta altro che darvi appuntamento al prossimo anno, sempre qui a Valdobbiadene, all'antica fiera di San Gregorio.